Grazie. Dunque, mi chiamo Andrea, ho 47 anni e nella mia storia sono stato un uditore di voci. Ho sentito fino a 200 voci, cioè un tormento che è indicibile. Io mi ricordo che mi svegliai, andavo a letto non prima di mezzanotte e alle 3 puntualmente ero già sveglio con tutte queste voci. E questo è durato circa 22 anni. Queste voci mi hanno influenzato, mi facevano stare male. E una volta addirittura sono arrivato a smontare la mia macchina intera, perché le voci mi dicevano di farlo, che sarebbe stato pericoloso perché la macchina nascondeva una bomba. E allora ho passato 15 giorni a smontare questa macchina guidato dalle voci. Dopo questo episodio ovviamente sono stato ricoverato con un TSO, perché è ovviamente un disastro. Le voci sono state una parte importante e integrante della mia vita, mi hanno influenzato e a volte mi hanno fatto fare cose senza senso, ma per me un senso ce l'avevano sempre comunque, cioè io ci davo retta, cioè per me avevano un senso queste voci. Il messaggio che mi hanno dato le voci è stato quello, infatti, di non darci retta per nessuna ragione. Cioè io il consiglio che do subito quando entro nel gruppo: non date retta alle voci, fate finta di non sentirle. E per me è stato importante, quindi ignorandole infatti sono scomparse. Ora le voci non le sento più. Questo fenomeno è scomparso con la morte di mio padre circa 2 anni fa. Io sono stato un uditore di voci per 22 anni e mio padre mi teneva sempre, mi portava da uno psichiatra, da uno psicologo, mi faceva fare il giro di tutti gli psichiatri di Modena e ci teneva tanto. Però prima di morire mi disse: io adesso me ne vado, questo problema non te l'ho risolto, vado, io sono sicuro, sono molto devoto, vado su, vado in paradiso, vado a intercedere. E si vede che forse è intercesso, perché io non le sento più. Ora senza le voci mi sento libero e in pace. Ho comunque deciso di rimanere a contatto con il gruppo di uditori di voci, dove adesso ho il ruolo di facilitatore. Il gruppo di uditori di voci che frequento nasce 2 anni fa dalla volontà di alcuni uditori ed alcuni operatori della salute mentale. Ci siamo ritrovati al centro servizi del volontariato di Modena e abbiamo cominciato a raccontarci e a condividere le nostre storie, da quanto tempo sentivamo le voci, come le sentivamo, dove, cosa ci dicevano, il messaggio che personalmente diamo a queste voci. Parlare delle voci e identificarle permette di riconoscerle e di darci un nome, un'identità. È a questo che io facevo, dare e cercare di capire e dare un nome ad ogni voce. Cioè questa tal voce io la chiamo così, la chiamo Anna, la chiamo Fabio, eccetera. È un fenomeno che altrimenti rimarrebbe anonimo, ma che ha un'influenza molto forte nella nostra vita e nella nostra quotidianità. Fare il facilitatore al gruppo di editori di voci mi è servito a crescere, a me personalmente proprio. Io pensavo: cosa ci vado a fare, ormai non lo sento più. Invece mi aiuta a star bene, cioè a crescere interiormente. Mi sta aiutando a migliorarmi vedendo il mio passato, perché io tutte le volte che ascolto questi uditori vedo il mio passato, vedo cose che ho fatto anch'io. E quindi, anche se noi in questi gruppi noi non diamo consigli, perché noi come facilitatori non diamo consigli, posso portare la mia esperienza e dire: anch'io le ho vissute in questa maniera, anch'io le ho sentite. Attualmente a Modena esistono 2 gruppi di uditori di voci, uno nato 4 anni fa con l'aiuto di Cristina Contini. Ora questo gruppo si trova in autonomia e non sono più presenti operatori come facilitatori, e l'altro gruppo in cui io faccio il facilitatore, dove la figura dell'operatore è presente in parte, che sarebbe
la Sonia Venturini e anche la Filomena, che adesso non vedo, ma dunque io volevo dire mi sono fatto un appunto. Una volta sono andato a un congresso di Rufus May, che è uno psicologo inglese, e lui diceva che gli uditori di voci sono l'1% della popolazione. Cioè, quindi Carpi, che dovrebbe avere circa, non so, 50-60 mila abitanti, potrebbe avere circa 500 uditori di voci. È un numero più che sufficiente per arrivare a formare un gruppo. Quindi noi... noi siamo disponibili. Mi hanno detto che l'ho tirata troppo per la lunga, quindi io vi volevo solo fare una precisazione. Essere uditori di voci non significa effettivamente essere dipendenti dal servizio di salute mentale. Infatti il più grande uditore di voci della nostra storia, anche se dico forse una stupidata, era Padre Pio, un santo che hanno fatto da poco. Lui parlava con gli angeli, i santi, con la Madonna, con Gesù. Cioè, quindi essere uditori di voci, non bisogna chiudersi in se stessi. Bisogna trovare un gruppo con cui parlarne, senza essere presi per pazzi. Io avevo sempre questo problema con mio padre. Mio padre mi considerava... è un poverino, cioè qualcosina da portare dallo psichiatra, così si sfoga, ne parla con lui. A me non mi, a mio padre non gli interessava, cioè io provavo subito un intervento di 5 minuti e lo stancavo, cioè mio padre non ne poteva più. E così, sì, prego, dica. Aspetta, ma non si sente. Okay. Niente, in questa fila ci siamo domandati una cosa, magari tu gentilmente ci puoi illustrare. Che cosa, parlo proprio interiormente, psicologicamente, emotivamente, si muove, che ti spinge ad obbedire alle voci? Cioè, mi spiego, c'è la paura, c'è... qual è il meccanismo che... non riesco a spiegarmi meno, porta le persone a agire in seguito alle voci, perché uno può dire so che sento le voci, le ascolto, ma perché devi fare poi? Dunque, nel mio caso principalmente quello che mi dicevano le voci mi mettevano paura, mi parlavano del futuro, di cose che mi dovevano accadere, e io da quel momento lì mi influenzavo, cioè prendevano possesso della mia mente e mi facevano fare delle cose che ogni giorno ce n'era una nuova. Cioè io per 22 anni tutti i giorni ne combinavo di tutti i colori, e alla paura. Dunque, un metodo che io usavo per far scomparire le voci era quello di ritrovarmi una mezz'oretta al giorno, mi sdraiavo sul letto ad ascoltare le voci, poi scrivevo in un quaderno cosa mi dicevano. È un modo di, come si dice, di invitarle, e poi guardare il giorno dopo, il giorno passato ancora, se questa voce continua a venire. È un metodo molto buono, vi garantisco che le voci dopo un po' spariscono. Quindi mettersi lì una mezz'oretta al giorno sopra il letto, ascoltare le voci, poi scrivere in un quaderno che cosa dicono, cioè dargli spazio. Poi queste voci svaniscono, sembra che perdano intensità, cioè lasciarle sfogare.